Eccoci qui ritrovati al consueto appuntamento settimanale col nostro buon Dreamweaver. Io sono Max e oggi ci introduciamo a qualche cosa sul quale abbiamo già fatto una svolazzata veloce, ossia spray. Spray che cos'è? Spray è una parte integrante ormai di Dreamweaver CS4, maggior ragione CS5, che ci consente di fare delle cose meravigliose a livello di arricchimento dell'esperienza interattiva dell'utente. Sembra un gran parolone, in realtà per dire che cosa? Per dire che ci dà la possibilità di lavorare con degli strumenti per lo più visuali, anche se vedremo che è possibile personalizzare HTML, CSS, in qualche caso anche JavaScript, per fornire all'utente un'interattività e un'esperienza maggiore, più ricca dal punto di vista della navigazione sulle nostre pagine web. Spray è costituito da un insieme di widget, ossia di oggetti che possono essere inseriti nelle pagine di Dreamweaver. Lo vediamo proprio nella barra del inserisci, anche sotto il menu inserisci, che esistono tutta una serie di oggettini simpatici che possiamo incorporare all'interno delle nostre pagine. Ma prima di parlare proprio dei widget, di parlare di tutte le funzionalità e di tutte le cose che possiamo fare con Spray, dobbiamo per forza assolutissimamente dare un'occhiata a su che cosa si fonda questo Spray, da dove arriva, com'è che Adobe si è inventata sta roba. Beh, molto semplice, quando parliamo di spray in realtà parliamo di Ajax, come qualcuno più affezionato ai vecchi detersivi preferisce chiamarlo. Ajax non è nient'altro che un insieme di tecnologie. Qua tiriamo subito giù un muro e creiamo un po' più di precisione. Ajax non è una tecnologia, non è un linguaggio di programmazione, quindi tranquilli per coloro che sono intimoriti dal termine linguaggio di programmazione. In realtà Ajax non è nient'altro che un insieme di tecnologie che in qualche maniera conosciamo già. Quali sono queste tecnologie? Beh, il nome è contenuto nello stesso acronimo AJAX, ossia Asynchronous JavaScript and XML. Diciamolo in italiano che suona meglio: JavaScript e XML asincrono. Voi dite, bello, cioè suona veramente bene Max, è veramente una figata, ma che accidenti vuol dire JavaScript e XML asincrono? Che già mettere insieme JavaScript e XML mi viene un po' di orticare. Se poi mi dici asincrono, penso già che ci sia qualche cosa sotto di strano. No, asincrono in realtà è un termine che ci viene molto molto d'aiuto, perché è il fondamento di tutta la tecnologia Ajax. La chiamo tecnologia in maniera assolutamente impropria, però è per rendere meglio l'idea. JavaScript è un linguaggio di programmazione client side, ossia che riguarda le operazioni che possono essere fatte sul browser e sul DOM, sugli oggetti presenti nelle pagine. XML invece non è nient'altro che un linguaggio di marcatura estensibile. Sapete che l'HTML nasce come linguaggio di marcatura delle pagine, i tag HTML non fanno altro che dire che all'interno di una pagina succedono determinate cose in specifici punti. L'XML è un metalinguaggio, è un linguaggio che ci consente di costruire tutta una serie di operazioni ad hoc. Ma JavaScript, XML e asincrono che cosa significa? Beh, andiamo un attimo sul web a dare un'occhiata a tutta una serie di cosine che ci spiegano meglio questa cosa.
Eccoci qui sulla nostra paginozza preferita, che si chiama Google. Preferita semplicemente per il fatto che perché è la più utilizzata. Quando cerchiamo qualcosa, addirittura quando dobbiamo trovare un sito di cui conosciamo benissimo l'indirizzo, molto spesso che cosa succede? Che si digita direttamente nella casellina di Google www.total-photoshop.com. Lo fanno un sacco di persone. In realtà non è proprio un metodo veramente efficacissimo per utilizzare Google. Comunque sia, la nostra paginozza di Google come funziona? Funziona che noi inseriamo una parola chiave e cliccando sul pulsante, diciamo Total Photoshop, ok, e dando invio, cliccando sul pulsante, quello che succede è che ci compare una schermata dei risultati. In realtà che cosa è successo? È successo che noi abbiamo inserito la nostra parolina da cercare, abbiamo cliccato sul pulsante cerca con Google o mi sento fortunato e la richiesta è stata mandata al server web di Google Italia, in questo caso, che restituisce una pagina con dei risultati. Ok, voi dite, ma questo lo sapevamo già. Certo, ma questa è per spiegarvi che cos'è un'operazione sincrona. Cioè, io faccio, clicco su un pulsante, clicco su un link all'interno di una pagina e mi viene restituita un'altra pagina o un altro oggetto. Questa operazione è un'operazione che viene fatta, come dire, in maniera, si dice, in fila indiana, perché posso fare un'operazione, finita quell'operazione ne posso fare un'altra, finita quell'operazione ne posso fare un'altra ancora, proprio in fila indiana. Quindi non posso fare più operazioni insieme, cioè non posso fare la ricerca di Total Photoshop su Google e intanto nella stessa pagina estrarre delle altre cose, che ne so, dei filmati, delle notizie, eccetera, eccetera. Ecco, uscendo dalla fila indiana per fare più richieste contemporaneamente, passiamo dalle richieste, dalle chiamate singole, dalle richieste singole, ossia sincrone, a quelle in realtà asincrone. Vi faccio un altro esempio: Google Maps. Google Maps è un'altra delle applicazioni web più utilizzate al mondo, dove noi abbiamo la nostra bella schermata e diciamo che vogliamo ingrandire la nostra cartina dell'Italia per andare meglio ad esplorare tutta la situazione e che cosa succede? Operando su questo slider noi in realtà ricostruiamo in maniera dinamica la nostra pagina. Ecco, qua stiamo puntando su Reggio Emilia, così facciamo un bel salutino ai nostri amici di Inside, che probabilmente in questo momento staranno facendo qualche bellissimo corso su Photoshop piuttosto che su qualche altra roba strana nella quale siamo affezionati anche noi. E che cosa succede in buona sostanza? Mentre noi muoviamo lo slider per ingrandire o ridurre la nostra cartina, quello che accade è che rimaniamo sempre all'interno della stessa map, della stessa pagina, ma le chiamate sono differenziate. Idem per quanto riguarda il cambiamento di vista, ok? Possiamo dire tranquillamente al nostro Google Maps di attivare tutta una serie di funzioni mentre noi siamo all'interno della stessa identica pagina. Ecco, questa funzionalità, per esempio voglio vedermi la foto della stazione di Reggio Emilia, cosa c'è di più bello al mondo? Questa funzionalità è legata proprio ad Ajax, perché possiamo fare più chiamate all'interno della stessa pagina. In realtà quello che sto aprendo qui quando
clicco sulla foto all'interno della pagina, non è nient'altro che una chiamata vera e propria ad un'altra pagina. Quindi siamo usciti dalla fila indiana, perché all'interno della mia pagina singola posso esplorare contenuti che in realtà esistono in altre pagine web e in altre parti del nostro server web. Questo sostanzialmente è il sistema asincrono, per cui con JavaScript, XML e qualsiasi altra tecnologia di programmazione server side, che potrebbe essere PHP, uno a caso, oppure ASP, JSP, ColdFusion, eccetera eccetera, possiamo integrare tutta una serie di funzionalità e fare delle robe veramente veramente fighissime. Ok, ma come si fanno queste robe fighissime? Beh, esistono sostanzialmente dei framework che consentono di operare con Ajax. I framework che cosa sono? Non sono nient'altro che delle piattaforme, delle librerie di codice già pronte per fare tutta una serie di funzionalità. Queste librerie sono piuttosto famose, perché una per esempio è MoTools, che contiene già una serie di oggetti che consentono di fare tutta una serie di cose straordinarie, come per esempio ci sono gli slideshow, ci sono gli sliders, ci sono tutta una serie di cosine, vedete, cioè questo è un esempio classico di slider basato su MoTools. Poi c'è già jQuery è un altro dei framework più utilizzati, che personalmente amo molto per tutta una serie di cosine che ci permettono di essere realizzate. In Total Photoshop per esempio trovate una serie di funzionalità che sono state scritte con jQuery. Poi c'è Prototype, che è un altro dei famosi framework Ajax, che consente di fare veramente un sacco di cosine. Stiamo parlando anche ovviamente di Adobe, che non poteva tirarsi indietro e quindi si è creata il suo di framework, che si chiama appunto Spray. Ma quando si parla di framework, attenzione, non parliamo di piattaforme particolarmente intricate. La maggior parte degli oggetti che creiamo con i nostri framework, con le nostre librerie Ajax, sono cose molto molto semplici e che vanno personalizzate solo in alcuni specifici punti. Per cui se dobbiamo per esempio creare uno slideshow di immagini, come per esempio avviene sul nostro buon Total Photoshop, per esempio, guardate all'interno del nostro store, non ve lo faccio vedere per fare pubblicità, ma è semplicemente per darvi l'idea di uno strumentino creato con Ajax come questo slideshow. Ecco, questa cosa è personalizzabile in maniera molto molto semplice, per cui basterà specificare l'indirizzo delle immagini e il tipo di effetto di transizione da una parte all'altra che ci interessa. Spray è, dicevamo, il framework di Adobe, che è stato inizialmente sviluppato come una serie di librerie di codice JavaScript e XML estraneo a Dreamweaver e poi integrato completamente in Dreamweaver. Ecco, passando proprio all'interfaccia del nostro Dreamweaver OZ, troviamo che c'è una scheda spray, esattamente qui, che ci consente di inserire tutta una serie di cose interessanti, come i dataset, vedremo che è una roba fighissima e facilissima da utilizzare, tutta una serie di oggettini relativi ai form, per fare in maniera ancora più carina la validazione, il controllo dei campi, eccetera. Eccetera,
E poi una serie di cose altrettanto fighe che sono per esempio i menu verticali e orizzontali, i pannelli a schede, i pannelli a soffietto, i cosiddetti accordion, i pannelli comprimibili e i tooltip, ma ce ne sono molti altri che si possono andare a recuperare sul sito Adobe Exchange, o addirittura ve li potete fare voi se avete questa passione sfrenata e incontenibile. Che cosa succede? Abbiamo visto quando abbiamo provato a inserire un elemento spray in un nostro precedente tutorial che Dreamweaver crea in automatico questa cartellina qui che si chiama Spray Assets, ossia contiene del codice JavaScript assieme, nella maggior parte dei casi, ad un file CSS che ci serve per personalizzare tutti gli oggettini. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare in realtà è dire a Dreamweaver dove accidenti buttare questa cartellina, e lo facciamo facendo un bel doppio clic sul nostro sito, sulla nostra indicazione della cartellina del sito nel pannello file, e vediamo che alla fine di tutta la lista della spesa degli elementi presenti nella definizione del sito c'è proprio Spray, dove dobbiamo andare a indicare il percorso esatto dove vogliamo che venga inserita la cartella di tutti gli asset, ossia delle risorse che Spray genera quando noi creiamo un qualsiasi componente di Spray. Questo perché dovremmo farlo? Ma innanzitutto per una questione di sicurezza banalissima, per cui quando noi utilizziamo un oggetto che è stato creato con un software che ha una sua serie di specifiche, che ha una sua serie di standard, sappiate che, e non vi insegno niente di nuovo, c'è sempre il furbone che dice: ma allora in automatico Dreamweaver crea quella cartella lì che si chiama Spray Assets e in automatico lo mette in quella posizione, e quindi io posso andare a smandruzzarmi tutti i miei bei file JavaScript e CSS passando una serie di parametri e quindi hackerando la pagina web del mio amico o del mio concorrente o del batte la pesca. Quindi il fatto di mettere in una cartella non standard gli spray di assets, gli assets, le risorse di spray, consente di avere molto più controllo e molta più sicurezza. Oltretutto ci sono degli espedienti per mettere ancora più in sicurezza questa cartellina, ma questa roba la vediamo più avanti. Fatto questo, e dando un bel ok, quello che ci rimane da fare è incominciare a progettare la nostra pagina per buttarci dentro tutti i nostri begli oggettini di spray. Beh, ma questa cosa aspettiamo a farla la settimana prossima, perché in realtà abbiamo già esplorato abbastanza per oggi. Quello che vi consiglio di fare è di incominciare a cliccare su questi simpatici pulsantini per vedere che cosa vi riservano, perché nelle prossime settimane ne vedremo veramente veramente delle belle. Per questa settimana e per questo video tutorial su Dreamweaver è tutto. Max vi saluta, pensieri positivi a tutti, alla prossima.